Un leggero rafforzamento della crescita globale è in atto dall'estate e potrebbe proseguire quest'anno e il prossimo, favorito dall'orientamento espansivo delle politiche di bilancio annunciate negli Stati Uniti e dagli effetti di quelle attuate in Cina e in Giappone, dove anche la politica monetaria resta fortemente accomodante. Sono tuttavia ampi i margini di incertezza. L'entità e la composizione degli interventi che potranno essere varati dalla nuova amministrazione americana sono ancora da definire. L'aumento dei tassi di interesse a medio-lungo termine negli Stati Uniti, stimolato in un'economia prossima alla piena occupazione anche dalle aspettative relative a questi interventi, si è esteso finora in misura contenuta agli altri principali paesi grazie all'impostazione delle loro politiche monetarie. Ripercussioni negative sull'economia internazionale potrebbero aversi se la trasmissione di un ulteriore aumento dei rendimenti connesso negli Stati Uniti con più alti premi per il rischio non corrispondesse un parallelo miglioramento delle prospettive di crescita a livello internazionale, se si intensificassero i deflussi di capitale dai paesi emergenti. La dichiarata intenzione dell'amministrazione americana di rallentare o invertire il processo di liberalizzazione degli scambi commerciali e le azioni già compiute a questo fine rischiano di innescare analoghi interventi in altri paesi, con esiti negativi per la crescita globale. A questo ha appena fatto cenno il presidente Sinagra. Nell'area dell'euro l'espansione dell'attività economica è comunque in graduale consolidamento. Le misure adottate dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea hanno decisamente ridotto i rischi di deflazione e posto le premesse per un graduale ritorno alla stabilità monetaria. L'aumento dell'inflazione in dicembre è però in gran parte ascrivibile alle componenti energetiche e ad altre voci caratterizzate da elevata volatilità, per ricondurre l'inflazione su valori in linea con la stabilità dei prezzi nel medio termine, intorno al 2%, vanno mantenute condizioni monetarie molto accomodanti. Anche nell'area dell'euro l'incertezza sull'andamento dell'economia reale rimane elevata. La crescita della produttività continua a essere insufficiente. L'accumulazione di capitale deve ancora consolidarsi. In Italia il recupero della produzione di beni e servizi prosegue, sebbene a ritmi ancora modesti e inferiori a quelli medi dell'area. Sono migliorate le condizioni del mercato del lavoro, la fiducia delle imprese si mantiene su buoni livelli, la flessione di quella dei consumatori si è sostanzialmente interrotta in autunno. Le informazioni degli ultimi due mesi hanno confermato in larga massima le nostre proiezioni. Nello scenario più recente, pubblicato nel bollettino economico la scorsa settimana, si prefigura, nello scenario centrale, una crescita del prodotto intorno all'1% all'anno in media per il triennio 2017-2019. Questo scenario è però soggetto a rischi. Il mantenimento di condizioni ordinate sui mercati, il consolidamento della crescita, la ripresa degli investimenti, il miglioramento ulteriore delle condizioni del mercato del lavoro presuppongono soprattutto che non si interrompa la realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni. Le conseguenze di un aumento dell'incertezza circa la determinazione politica di perseguire un'indispensabile strategia di ammodernamento non vanno sottovalutate. Esse sono state finora limitate nel mercato finanziario, pur in presenza di valutazioni meno favorevoli delle agenzie di rating. Non di meno, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale e il corrispondente titolo tedesco è di circa 50 punti base più elevato del valore medio osservato nella prima metà del 2016 e si è ampliato non di poco il divario con la Spagna. La ripresa dell'economia
si sta riflettendo sugli indicatori della qualità del credito, che continuano a migliorare. A giugno scorso, l'ammontare delle sofferenze e degli altri finanziamenti deteriorati, quelli che si chiamano in generale a livello internazionale non performing loans, la somma dei due, iscritti nei bilanci delle banche al netto delle rettifiche di valore già effettuate, era di 191 miliardi, il 10,4% dei prestiti complessivi. Aggiungendo le rettifiche di valore si perviene al dato di 356 miliardi di crediti anomali frequentemente richiamato nel dibattito, che si riferisce però al valore facciale dei crediti e non rappresenta quindi la loro effettiva incidenza sui bilanci. Dei 191 miliardi di prestiti deteriorati, le sofferenze nette, ovvero le esposizioni verso debitori in stato di insolvenza, ammontavano a 88 miliardi, il 4,8% dei prestiti. I rimanenti 103 miliardi riguardavano situazioni per le quali, specie se si consolida la ripresa, le prospettive di ritorno alla regolarità dei pagamenti sono più favorevoli. I fattori che hanno concorso a determinare l'elevato livello di crediti deteriorati in Italia sono molteplici e ben noti. Quello di gran lunga più importante è la profonda e prolungata recessione che ha minato la capacità di rimborso dei debiti di molte imprese, in un contesto di concessione del credito però non sempre sufficientemente prudente. Pesa inoltre la lunghezza, come ho detto prima, delle procedure di recupero dei crediti. Come osservato in altre sedi, se in Italia i tempi di recupero fossero in linea con quelli medi europei, l'incidenza delle sofferenze sul complesso dei prestiti sarebbe oggi circa la metà di quella rilevata. Ha anche influito l'impossibilità, per le novità introdotte nel 2013 in Europa in materia di aiuti di Stato e la successiva loro rigida interpretazione, di istituire una società di gestione degli attivi con sostegno pubblico, così come era stato fatto in altri paesi. Oggi molte delle premesse necessarie a una soluzione del problema dei crediti deteriorati sono ormai poste. Come ho ricordato, la ripresa economica si sta riflettendo sulla qualità del credito. Il suo graduale consolidamento permetterà un riequilibrio dei bilanci delle banche. Le riforme varate negli ultimi due anni sono inoltre in grado di migliorare le procedure di recupero. Un'ulteriore accelerazione delle procedure di recupero potrà derivare dalla concreta attuazione degli altri strumenti previsti dalla nuova normativa. Sul fronte europeo, un contributo importante potrebbe provenire dall'adozione di una misura regolamentare che elimini o attenui i disincentivi alla cessione in blocco dei prestiti deteriorati per le banche che adottano i modelli interni cosiddetti di tipo avanzato per la valutazione del rischio di credito. Una recessione eccezionalmente lunga e profonda, quale quella che ha colpito l'economia italiana, non può non avere avuto pesanti ripercussioni sulle banche. Tuttavia, all'origine delle crisi più gravi si trovano anche scelte di impresa viziate da comportamenti non corretti e distorsioni nella locazione del credito. Il fatto che le maggiori difficoltà riguardino intermediari che nel complesso rappresentano una quota relativamente contenuta del totale delle attività detenute dalle banche e indice della resilienza complessiva del sistema. Dall'inizio della crisi finanziaria, anche per il pressante stimolo delle autorità di vigilanza, le banche italiane hanno quasi raddoppiato i coefficienti relativi al patrimonio di migliore qualità, oltre ad aver accresciuto significativamente il provisioning, e continuano ad accrescerli anche attraverso la raccolta di capitale sul mercato. Nonostante le difficoltà del contesto regolamentare e di mercato, in questi giorni sono stati conseguiti decisivi sviluppi sul fronte della cessione delle quattro banche ponte. Per tre di esse è stato firmato il contratto di cessione a UBI Banca. Le trattative per la vendita di Nuova Carife alla Popolare dell'Emilia-Romagna sono in fase avanzata.
L'esperienza maturata nel corso dei mesi trascorsi dall'avvio della procedura di risoluzione di questi quattro istituti deve comunque indurre a riflettere sulla potenziale rilevanza sistemica in un mercato strettamente interconnesso anche di banche regionali con un bacino d'utenza limitato. L'intervento pubblico è molto più limitato di quello effettuato in quasi tutti i paesi europei. Rimuove nella percezione del mercato un rischio considerato elevato per l'intero sistema bancario. L'emissione di risorse pubbliche nel Monte dei Paschi di Siena assumerà presumibilmente meno di un terzo dei 20 miliardi stanziati dal governo. Restano spazi più che sufficienti per affrontare necessità di ricapitalizzazione di altre banche italiane per le quali ricorrono le condizioni poste dal decreto, in primo luogo con riguardo agli esiti di una prova di stress. L'attuazione di altri interventi presuppone la volontà delle banche di ricorrere al sostegno pubblico e di affrontare gli impegni che ciò comporta. Dopo il rafforzamento patrimoniale effettuato con l'intervento del Fondo Atlante, i responsabili aziendali della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca stanno lavorando al piano industriale per l'ulteriore ricapitalizzazione e il rilancio delle due banche, che sarà presentato a breve alle autorità di vigilanza. Sarà oggetto di analisi la fattibilità di un'operazione di aggregazione volta a conseguire risparmi di costo e sinergie in grado di assicurare il ritorno alla redditività. Al di là delle vicende delle banche che hanno sperimentato situazioni di difficoltà, l'intero sistema bancario è chiamato a confrontarsi con nuove impegnative sfide tecnologiche di mercato, sulle quali ci siamo già più volte soffermati in passato. Non è un'esigenza solo italiana. Tornare a fare profitti più elevati e profitti più duraturi è una necessità per tutte le banche europee. Vanno rivisti con coraggio e spirito innovativo, struttura della rete di vendita, modalità di offerta di servizi, sfruttamento della tecnologia. Il modo di creare valore nell'industria bancaria è cambiato e continua a cambiare, così come avviene anche in altri settori dell'economia. Gli intermediari italiani non possono procrastinare le necessarie operazioni di ristrutturazione e di revisione strategica. Tornare a un livello di redditività che consenta di alimentare stabilmente le risorse patrimoniali è un obiettivo essenziale per le banche, soprattutto quelle che sono oggi relativamente più deboli. Il contenimento dei costi amministrativi del lavoro, inclusi quelli della dirigenza, va perseguito con determinazione e incisività, sfruttando tutti gli strumenti al momento disponibili. Continuare a rivedere la presenza sul territorio e a crescere la produttività, sfruttando e non subendo l'evoluzione della tecnologia, del mercato e delle abitudini della clientela è indispensabile. In Italia la ripresa prosegue, seppur gradualmente, favorita dal miglioramento in atto nell'economia globale e dall'orientamento espansivo oggi della politica monetaria. Ne sta beneficiando la qualità del credito. Affrontare con decisione il problema dei prestiti deteriorati è un'esigenza che vale per tutti gli intermediari. Le soluzioni vanno valutate caso per caso. Le premesse per il superamento delle difficoltà particolarmente gravi di alcune banche sono poste, grazie agli strumenti definiti e agli interventi adottati dalle autorità. Per conseguire una più alta redditività e contribuire con efficienza al finanziamento dell'economia, le banche devono fare ulteriori progressi sul fronte del contenimento dei costi, dell'ammodernamento tecnologico, della razionalizzazione delle configurazioni organizzative e territoriali. Di questo ho parlato in questo intervento. Nell'adeguare il modello di attività è questa anche la premessa per offrire alla clientela una gamma di servizi diversificata e innovativa sul fronte sia della gestione del risparmio sia della finanza aziendale. Il consolidamento della ripresa e il rafforzamento del sistema bancario sono fenomeni interconnessi.
poggiano anche sulla fiducia delle imprese, delle famiglie e dei mercati internazionali nella capacità del nostro Paese di proseguire nel processo di riforma avviato negli ultimi anni. Per evitare che tale fiducia venga intaccata, bisogna continuare decisamente sulla strada intrapresa, migliorando l'efficienza dello Stato, di tutto il settore pubblico, nell'attività legislativa, in quella amministrativa, nella fornitura di servizi ai cittadini, creando un ambiente favorevole all'attività di impresa, promuovendo la ricerca e l'innovazione. Stabilità e riforme sono elementi essenziali per lo sviluppo. Non ci sono scorciatoie, specie per un Paese gravato da un debito pubblico così pesante e da problemi strutturali così persistenti. Ripensamenti, ritardi, resistenze che non mancano in alcuni settori, incluso quello bancario, rischierebbero di ripercuotersi sulle condizioni di mercato, vanificando i progressi realizzati durante la lunga crisi dalla quale, sia pur lentamente e con fatica, stiamo uscendo. Grazie.